Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco. Ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice: oggi c'è il tema. Oggi... Oggi compie un anno, quindi siamo qui a festeggiare quello che è stato un grandissimo evento che ci ha colpiti tutti, che ci ha travolti in maniera assolutamente positiva. È un'occasione fantastica aprire il concerto di Tricarico qui a Villanova e nello stesso tempo festeggiare appunto il mio primo disco. Il mio progetto è nato, in realtà io suono e scrivo da tantissimi anni. E ovviamente c'è stato tanto lavoro e tanta passione da parte mia e di tutte le persone che appunto hanno lavorato con me per la realizzazione di questo disco, e ringrazio anche il contributo di Puglia Sounds Records che ha appunto finanziato la nascita di questo disco. E che dire? Buonasera Francesco, benvenuto su Radio Rebel. Allora Francesco, da chi non te l'aspetti il tuo nuovo album che è uscito in forma digitale a giugno e in forma fisica a novembre? Come mai questa decisione? Ora di voglia di chiacchierare delle cose, per cui è uscita una prima parte in giugno in digitale ed una seconda in novembre che conteneva altri brani e completava, infatti era diviso in due parti, prima e seconda. E la seconda era la definitiva, per cui era soprattutto fretta e voglia di far accadere delle cose. A chi non te l'aspetti è una mostra di quadri che avevo fatto nel marzo 2016 a Milano al bar Giamaica, un bar storico dove si trovavano fontane, eccetera, col gallerista Pedrazzini. E la mostra era curata da Alberto Mattia Martini e si chiamava Da chi non te l'aspetti. Da lì poi è nato un brano, Da chi non te lo aspetti, e da questo brano poi è nata l'idea che il titolo potesse dare il nome all'album. Da chi non te lo aspetti, perché da chi non te lo aspetti, soprattutto da me non mi aspetto determinate cose, mi aspetto sempre dagli altri che facciano accadere delle cose, però è un modo anche per deresponsabilizzarsi, forse. Siccome è tanti anni ormai che aspetto che accadano delle cose, non solo lavorativamente, è giunto a un certo punto, giunge il momento in cui almeno io mi rendo conto che tutto ciò che non accade sono forse io a non voler fare che accada. Per cui è come un voler riprendere le redini della mia vita. Da chi non te l'aspetti sono io, infatti da chi non te l'aspetti sono solo cose liete. E quindi è un po' il mio dubbio, se accadano delle cose perché io le voglio o noi le vogliamo o anche perché esiste un destino, insomma è un discorso un po' complesso. Comunque, da chi non te l'aspetti è legato alla speranza che possano accadere delle cose perché noi facciamo di tutto o io faccio di tutto e ognuno nel suo modo perché accadano. Nella tua carriera qual è la canzone che hai scritto che ti rappresenta di più? Non c'è una canzone che ho scritto che mi rappresenti di più, cioè, forse mi piace pensare che la debba ancora scrivere, è una canzone, se mai dovesse essere, è una canzone dove dico che nulla mi rappresenta, perché nulla mi rappresenta e appena qualcuno mi rappresenta a me viene un po' l'ansia, perché mi piace non essere rappresentato, mi piace la libertà, mi piace... che non ci siano confini, non ci siano limiti, non ci sia libertà. A volte mi piace il caos non ha ordine, l'ordine a volte però è importante, per cui vivo grandi contraddizioni che poi generano cose molto belle per me, però a volte sono, per cui la canzone, tornando all'inizio, senza perdersi in pensieri troppo complessi o che magari non erano pertinenti alla domanda, la devo ancora scrivere, una canzone che mi rappresenta. Grande saluto a Radio Rebel da Francesco Tricarico. Ciao. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto. Il fumo con il vuoto è inventato un mondo, sorrido con una foglia scrivo, vivi.
Fermerò